Ha dato i frutti sperati il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine al mercatino di Natale di Bolzano. Furti di portafoglio, di cellulari, che negli anni scorsi hanno colpito diverse decine di turisti altoatesini, si sono ridotti esponenzialmente. Sono stati infatti complessivamente denunciati solo 43 episodi, contro una media superiore al centinaio degli anni precedenti, concentrati nel Ponte dell'Immacolata e nei due fine settimana successivi. Rendere obbligatoria la stipula di un'assicurazione personale per gli infortuni sportivi nel tempo libero. La proposta è della Camera di Commercio, che rileva i crescenti costi sostenuti dall'ente pubblico per il soccorso di persone che praticano sport, soprattutto quelli pericolosi. Secondo i dati riportati nella relazione sanitaria provinciale, le associazioni altoatesine di soccorso hanno eseguito solamente nel 2013 62.215 interventi e trasportato 63.694 persone. Le spese sostenute per gli interventi di soccorso e le conseguenti spese ospedaliere sono state a completo carico della sanità pubblica e quindi dei contribuenti. Con una polizza di responsabilità civile per sport a rischio, spiega la Camera di Commercio, si potrebbero attribuire le spese a chi le causa e alleggerire così le spese che gravano sul sistema sanitario pubblico. Dal 12 al 16 gennaio torna il tradizionale concorso di sculture in ghiaccio organizzato in Val Gardena. Verranno create per l'occasione 5 enormi opere realizzate dai giovani artisti della Scuola Professionale per l'Artigianato Artistico della Val Gardena, che allo scopo lavoreranno 5 giorni. Le sculture verranno posizionate poi nella zona pedonale di Ortisei e saranno valutate da una giuria. La premiazione è in programma venerdì 16 gennaio alle 17, sempre ad Ortisei.